In fondo lei non è male, è brava, però fa programmi di merda. Ci fosse la possibilità, io la rapirei. Basta andare agli studi Helios in via Tiburtina, dove registrano uomini e donne, alle 14.35. Alle 16.10 Maria De Filippi esce, la va a prendere Alberto, il suo autista. Alberto non è potuto venire? Eh? Ah, no, Alberto oggi no, ha chiesto un giorno di permesso. La vicenda di Nemici è la storia di tre personaggi mediocri che hanno dei guasti nel cammino dell'esistenza e trovano il minimo comune denominatore, l'origine di questi guasti, nella persona di Maria De Filippi e dell'offerta televisiva che pone in essere. E allora decidono, a un certo punto, stimandola molto però come professionista, decidono di rapirla, cercare di correggere il tiro dell'offerta culturale dei suoi programmi. Maria, non si trova. In che senso? Mi sa che sarà sorpresa. Nemici nasce, diciamo, innanzitutto dall'osservazione della realtà, dal chiedersi, dal porsi la domanda, che è un po' il leitmotiv di tutta questa storia. Se il messaggio televisivo, se i media in generale condizionino la realtà o semplicemente la rappresentino. Il film non dà risposte a questo interrogativo, pone questa domanda, anche se forse un indirizzo di riflessione lo suggerisce. Sono anni che studi per stare sulle punte in sala da ballo. Ma mi spieghi dove sono finiti i tuoi sacrifici, i tuoi sogni? Sogni, papà? Questo mondo li ha trasformati in incubi. E che glielo chiedo perché mia figlia è veramente brava. Io non voglio favoritismi, ma... è proprio brava, bravissima. Nella vita non bisogna pensare ai sogni, ma li bisogni. Il film è sicuramente un'opera indipendente, a bassissimo budget. I compagni di viaggio, almeno una parte in rappresentanza di tutti, sono Valeria Angelozzi e Massimiliano Elia, innanzitutto, che sono i coprotagonisti assieme a me di questa vicenda. Manco c'entravi sul trono. Cioè, Maria, io esco, me ne vado a Temptation Island. Il genere narrativo per lanciare questa invettiva non poteva che essere quello della commedia, che a tratti assume anche le caratteristiche del grottesco. Torni a trovarci. Volentieri, qui c'è un paesaggio bellissimo, si rimane rapiti. Mi sono divertito anche a ribattezzare un po' questo genere cinematografico, chiamandolo cineparrozzo, che si pone in risposta al più blasonato cinepanettone. Allora, signora? Qual è la verità? La verità è che vi limitate i miei programmi.